una negazione del concetto dell'idea e della fisicità del movimento. Seconda cosa, prendere in esame gli aspetti della scultura di Soleimani per questa situazione. In terza analisi, appunto, ricondurre ad alcuni aspetti della prospettiva architettonica urbanistica di Soleimani in relazione a questo progetto ai possibili attentati teorici, per arrivare a quarto momento a come questo intervento si colloca all'interno di quella che mi viene da definire una storia monumentale di questa zona d'Italia, partendo a che cosa serve il monumento. Quello che vedete è un'immagine, è un'emblematica di Avila Evora, 27 agosto 1943. Alberto Salvigno: la città è distrutta, ma i monumenti uomini sono rimasti in piedi. In piedi è Cavour, in mezzo alla piazza che porta il suo nome. In piedi è Vittorio Emanuele, in mezzo a Piazza del Duomo, ancorché questo re gettato nel bronzo e assieme al cavallo che gli sta tra le gambe siano in procinto di cadere fin dal momento della loro elezione. In piedi è Bertani, di fronte alla Monte Cattini, e con affettuosa mano si stringe il suo caro rotolo di scheticata al petto. In piedi è Leonardo, inquadrato dai suoi discepoli in mezzo a Piazza della Scala. In piedi è Cesare Beccaria, volto alle spalle al vecchio palazzo di giustizia che ha tradito le sue leggi. Veduto con i miei occhi non l'ho, ma mi dice mio cognato che si è trovato sotto i bombardamenti di Milano come medico medicale feriti che gli venivano portati in infermeria delle Monte Cattini, mi dice che Parini continua a camminare immobile davanti a entrambi Piazza Bologna e Garibaldi in mezzo all'anno eroi non è sceso da cavallo. Con un tanto anche di ironia, oltre che di simpatica, affettuosa partecipazione, Salvigno considera che siano rimasti in piedi dei segni, non solo credo perché di bronzo e forse non colpiti direttamente dagli edifici rodati, ma questi uomini, un po' come le sculture del suo fratello De Chirico, sono rimasti presenti a farci memoria. Il monumento è in fondo questo, sì, fare memoria non solo di quei fatti, ma fare memoria dentro la città della città. E credo che questo, passando oltre, fosse all'interno del momento in cui Soleimani e Caccia Domiglioni hanno accettato la sfida di immaginare un nuovo tipo di monumento. Si rilevava poco fa come questo sia stato il primo monumento nuovo nella città dopo la Seconda Guerra Mondiale. Segni anche spontanei ne sono stati creati, ma come dopo l'11 settembre 2001 a New York si poneva il dubbio di come e di che cosa poter fare per lasciare un segno di quello che era accaduto, altrettanto, cioè il segnatore, si poneva la questione di cosa, come poter creare segni dentro una città dopo la Seconda Guerra Mondiale. Francesco Soleimani stava ragionando su forme, segni che derivavano sì da un suo linguaggio che era organico, antropomorfo e fondato anche su quelle che erano le caratteristiche stilistiche dell'epoca che stava vivendo, che aveva attraversato. E nel momento in cui incaricato da Luigi Caccia Domiglioni o coinvolto da a qualcosa, immagino un segno dinamico che è il segno poi che troviamo realizzato, andiamo per un successivo, è un segno però dinamico allo stesso tempo drammatico, tanto che nelle letture che sono state date negli anni 50, negli anni 66-67 e poi negli anni successivi dopo il 72, dallo stesso Soleimani ci sono un po' due vie interpretative. Una, l'immagine, diciamo,
positiva propositiva, un segno di slancio, un segno di vitalità, un segno, diremmo, di vittoria. D'altro canto, un segno drammatico, un segno di un flusso che travolge. Questo è uno dei primi bozzetti sui quali Somain ha lavorato. Da subito venne apprezzato il suo sforzo, la sua progettualità. Questo è uno dei bozzetti che ha un'interpretazione sottotitolo di due bambine, proprio per questo muoversi al vento, potremmo dire, delle forme. Poi, andiamo avanti alla successiva, chi ha cercato di individuare una immediata riconoscibilità potrebbe pensare, legittimo direi, insomma, egli stesso l'ha indicato, ricordiamo che la nicchia di Samotracia si trovava come prua di una nave, quindi quanto più corrispondente ad una ripresa di quella idea, ad un monumento che toccava la questione dei percaduti in mare. E nello stesso tempo, accanto dentro un rimando non casuale a Harry Moore, uno dei grandi artisti, dei grandi scultori del Novecento, di una generazione precedente, a Somain, il quale Somain nel 1952 ebbe uno dei primi riconoscimenti ufficiali proprio per non il premio di realizzazione, ma uno dei premi per il monumento al prigioniero politico ignoto che doveva essere creato a Berlino, nel Berlino occidentale, a seguito di un grande monumento internazionale voluto proprio da Harry Moore e da altri. Harry Moore che a Chicago realizza questa cosa che è l'energia nucleare. Positivo e negativo, davanti all'Università di Chicago, dove si svolgevano ricerche sullo sviluppo dell'energia atomica, Harry Moore ha scelto sempre. Non dico che sia collegato, ma il linguaggio stilistico di quell'epoca tra informale e organicismo trova in un artista valenziano e in uno più giovane degli autori che si sono rivolti. Andiamo avanti, sì. Certamente Somain va identificando il carattere proprio del segno scultoreo che con la sua voluta ambiguità, ambiguità nel senso positivo, un segno che può avere una dimensione appunto di slancio e una dimensione di caduta, termini che poi ritorneranno nel linguaggio scultoreo di Somain anche degli anni. Sicuramente con grande energia e con grande passione nel senso di un rinnovamento. Era difficile pensare a realizzare sculture monumentali secondo il generale o generico linguaggio stilistico che identifichiamo come l'informale, per quanto l'informale sia una categoria estremamente variegata e complessa, che caratterizzerebbe un po' la vicenda degli anni 50 a livello internazionale. E la soluzione materica è piena di appunto caratteri anche originali sotto il profilo delle tecniche, perché proprio andando avanti vediamo come oltre sì, a pensare al collegamento ambientale, uno dei pochi segni che si innestano direttamente dalla scultura ad un concetto ambientale, anche quello di posare su delle vite e non su una vasa. Pensate a quanto nel Novecento tutta la storia della scultura ha risentito della necessità, a partire da Rodin e Brancusi, di negare o reintrodurre il rapporto con la vasa, cioè con quello che è spesso estraneo che la collega ad un terreno fisico. Ecco, questo è uno dei motivi che maggiormente esulano o allargano e giustifica il testimonio in questa prospettiva amplificata, oltre al
l'idea di un intervento ambientale solo parzialmente rimontato. Andiamo avanti, dicevo gli aspetti tecnici. La Slovenia ha ideato una tecnica che ha portato avanti lungo il tempo, negli anni 70, l'ha resa ancora molto più evidente con queste salviature, cioè usando questi elementi, potremmo dire, di fabbrica alla stregua di scalpelli, quindi agendo su materie anche di grande imponenza. Per cui, quando nel 67, febbraio 67, andiamo avanti, la scultura viene presentata nello studio di Somaini, credo fosse già nel suo studio di Lonazzo, dove appunto c'è questo studio officina con le varie fasi di lavorazione, chi della giuria, i giornalisti, fu invitato a partecipare, si trovò di fronte ad una forza imponente, incombente, critico locale del Como, già ce la siamo sentiti in un certo senso cadere addosso, entrando nello studio di uno scultore, un'ardita costruzione che si curva nello spazio, la più possente struttura quasi pare quasi annullarsi nella materia morbida, sfuggente, vibrante che la ricopre. Ancora questa specie di abilità tra il materiale che ci cade addosso e il materiale materno che ci avvolge. Cosa che quindi rende unico un po' anche il nuovo linguaggio su cui opera. Andiamo avanti. Ci sono appunto poi le testimonianze, tante le abbiamo già viste, possiamo procedere brevemente nelle prossime due o tre immagini, dei momenti in cui comunque Somaini e Caccia stanno coltivando insieme la realizzazione di un progetto che sono parzialmente troverà la sua soluzione. Importante è il rapporto tra il bozzetto e il plastico, proprio perché la scultura non può essere isolata, non è isolata perché ha bisogno di un rapporto col terreno, non è isolata del rapporto con l'acqua, ma con tutto il contesto. E questo è nella modernità, nel linguaggio, nel modo di pensare, così non era evidente, nel modo la fase in cui si ancora immaginava di poter confrontare secondo le idee che nel frattempo erano proseguite e sono state osteggiate dalla giunta comunale, dai interventi verso l'intendenza, da Italia Nostra, nonostante appunto diverse proposte che abbiamo pure avanti. Ecco, ma volevo solo accennare a possibile strano lontano corrispondente, perché Somaini pensava al progetto al quale lavorava con un architetto, con l'architetto che l'aveva coinvolto nella impresa, e non si poteva soddisfare con una scultura messa nella città. E questo è solo un esempio per dire che ci sono altri casi, grandissimo scultore nippo-americano Isamu Noguchi, che già negli anni 40 immaginava di creare qualcosa che precede la land art, perché questa è una scultura d'ambiente che doveva rappresentare la terra torturata dalla seconda guerra mondiale, da costruire in qualche luogo. Poi Noguchi realizzò un progetto per il monumento di Hiroshima o Hiroshima e altri interventi, ma sempre con questa vocazione che gli ambientali, quella vocazione ambientale che giustamente il critico più lo storico, il critico d'arte più vicino a Somaini, che proprio l'ha seguito per 50 anni in tanti suoi passi, condividendo proprio le posizioni poetiche, cioè Enrico Crisponti, ha interpretato e reinterpretato nel volume a due mani Urgenza della città, che scaturisce forse anche dall'esperienza parzialmente negativa svolta in questo gruppo. Andiamo avanti, perché sì, c'è stata poi la festa, la realizzazione, il successo, il monumento ha un suo ruolo importante, io credo che rimanga uno dei momenti, sia uno dei momenti più importanti, più belli.
belli della città, chiamiamo così, più bello del Novecento, anche se sicuramente lo dobbiamo considerare non perfettamente realizzato, perché purtroppo molto spesso gli architetti e gli artisti hanno a che fare con mediazioni necessarie. Da qui scaturisce la riflessione di Soraini sulla critica agli utopismi, ma che possono e debbono entrare in una materia anche di proiezione futura. Andiamo avanti. Sì, queste sono alcune immagini che documentano appunto quel giorno, quella prima sistemazione, oggi tornata ad essere abbastanza validamente comprensibile, perché per anni mancava anche l'acqua, le cose hanno dimostrato un po' di casualità. Procediamo da quella idea rimasta a quel punto, a quello stato, con successo parziale, sono nate altre cose. Insomma, Soraini ha realizzato per esempio dei monumenti in città americane, uno dei quali ad Atlanta nel 1970, che riprende alcuni spunti elaborati parallelamente alla realtà. Andiamo avanti. Questo appunto è una variante di questo oggetto. Vediamo poi appunto la città di Atlanta, sempre però con un rammarico anche in questo caso della difficoltà, perché a questo punto invece la scultura era costruita e pensata secondo un'idea di scultura, e diverso è quello di una città americana dove tutto arriva a chiudere, inglobare o a non dare lo stesso respiro che può avere invece una piazza, una città, un parco come quello in cui siamo. Da quello scaturisce, da questa esperienza scaturisce qualcosa che non, su cui non mi soffermo, ma che è, sarebbe importante invece prendere in esame. È stato fatto nel corso della occasione del catalogo della mostra Soraini, uno scultore per la città, su New York 67-76, realizzata da Pugliano di Milano, dove sono riportati alcuni illuminanti riflessioni di Francesco Soraini di critica agli sviluppi dell'urbanistica sia in chiave utopica sia in chiave sociologica. Irace, il professor Irace appunto, che ha seguito e concurato quella mostra nel suo saggio, riflette per esempio su come Soraini insistesse su certe letture, e mi viene da dire sarebbe interessante nel rapporto Soraini Caccia di Milioni guardare quanto, non possiamo saperlo perché mancano appunto dei punti scritti, le letture siano scaturite da un suggerimento, da qualche consiglio, da un interesse spontaneo cresciuto in Soraini per leggersi Jane Jacobs, Manford, Michelin e degli altri importantissimi urbanisti, sul quale ragiona per indicare un ruolo della scultura che definisce come la forma della memoria, come intervento plastico che deve mantenere caratteristiche permanenti e non temporanee, sfidando e criticando gli atteggiamenti pop, e come appunto un intervento con caratteristiche di permanenza. Dentro questo, io credo, qui vado a finire, scusate ancora due minuti, che oggi l'intervento di Soraini dentro la storia della scultura monumentale di questa zona di Milano si possono ricollegare in alcuni esempi che fanno proprio il percorso di quest'asse viaria velocissimamente. Torniamo al 1871, un intervento d'arte pubblica che la cittadinanza di Milano insiste per realizzare, dedicando a Cesare Beccaria con la scrittura, mentre Cesare Beccaria c'era già una statua a Brera e si pensava fosse sufficientemente ricordato. Questo monumento è un monumento che nasce, potremmo dire, in termini assolutamente democratici, attraverso sottoscrizioni pubbliche promosse dalla
vista della scapigliatura, affidato a un ragazzo di 25 anni, appena uscito da Brera, si chiama Giuseppe Grandi, e nel luogo dove venivano effettuate le condanne a morte, Cesare Beccaria trova la sua collocazione a Milano, aprendo, andiamo avanti, un percorso che da lì si conduce, lo seguiamo, alla colonna del Berziere, in questo momento non presente. A me spiace vedere quando passano la città in questi periodi in cui è in trasformazione, o per le metropolitane o per altro, vedere come cambiano, sfuggono i segni importanti che poi si rischia di perdere. Durante il periodo tra 1848 e 1894 si festeggiava la liberazione delle 5 giornate di Milano attorno al Colle del Berziere. Andiamo avanti, che oggi è questa specie di oggetto, volutamente qui la fotografia sta benissimo con tutti gli studi. Andiamo avanti e arriviamo naturalmente al monumento alle 5 giornate, forse il monumento più rappresentativo della città di Milano. Quello che ha una simile analoga storia sulla quale non ci si può soffermare, ma che è il risultato di uno sforzo eroico di un artista che ha fuso nel suo studio, in un'unica fusione bronzea di 18 metri di obelisco, su una base molto movimentata, per un'angolazione naturalmente molto vivace, e ci fu nel marzo 1895. E il monumento di 5 giornate, quando lo guardate, ha dei caratteri di dinamismo, di sviluppo, eccetera, che sono moderni e anticipano addirittura certi linguaggi che troveremo poi in altri autori, rispetto al modo che qui si posso dire non tutto è sempre bello. Avanti Giuseppe Grandi, il monumento di Piazza Grandi, non lo considero tra i più riusciti, ma ve lo mostro perché fa parte di questo percorso che arriva a questo punto, anche se chissà, con occasioni perdute ci poteva essere questa. E per quel concorso monumentale, per un monumento a grande, Lucio Fontana, della stessa scuola di vita, aveva proposto una cosa straordinaria, di carattere costruttivista, sicuramente molto inutile, rispetto al contesto che era. Quindi io spero che nel guardare avanti si tenga presente appunto il valore della memoria che i monumenti hanno, ma proprio perché i monumenti non sono solo un residuo, una traccia del passato, una persistenza del passato, ma anche una proiezione inventiva della città. Grazie per questa analisi assolutamente, come tutte quelle giunte finora, è interessante anche per chi è un laico come me in questa materia, e per l'analisi, qui sinceramente non ho mai pensato il rapporto fra scultura e urbanistica, che è un elemento veramente importante e che ci porta anche sul suo pensiero a vedere il filone dal centro di Milano arrivare qua. La storia della scultura, come ci ha portato poi a questa opera del Francesco Sommaini. E proprio legato a Sommaini, e ricollegandomi al discorso degli archivi e l'importanza, siamo qua proprio grazie anche alla presenza di questi archivi, primis dell'archivio LCD Caccialuminioni, e ai figli e ai nipoti dell'architetto Luigi Caccialuminioni, che ringrazio ancora, ma anche all'archivio di Francesco Sommaini. La professoressa Sommaini doveva essere presente, purtroppo non è riuscita, però è riuscita a mandarci un video di saluto che chiedo a Pietro di mandare per rivolgere a tutti un saluto ricordando il padre. Sommaini in quella data chiama infatti l'architetto per la ristrutturazione della vecchia casa di famiglia, avendo scelto di lavorare
occasione di lavoro vedrà tra l'altro la realizzazione del primo mosaico pavimentale per l'atrio della Casa dell'Artista, una tipologia laboratoriale che avrà grande fortuna e almeno per un ventennio e che sarà ampiamente utilizzata da Caccia Lumignoni per nobilitare le sue architetture, in particolare per quanto riguarda gli ingressi delle case private e le gallerie. Fra questi sono molto importanti la Galleria Strasburgo di Corso Europa e il mosaico del Teatro Filodrammatici di Milano. Ma la collaborazione fra i due, che si viene formando proprio nella concretezza del fare, della condivisione dell'amore per certi colori, per l'utilizzo di certe materie, per lo sviluppo delle forme nello spazio, per il motivo della spirale, avrà delle altre occasioni più importanti che non riguardano soltanto la realizzazione di mosaici, ma riguarderanno soprattutto l'esecuzione di opere monumentali. Tra queste naturalmente la grande struttura per una scala, proprio in una dimora privata di Milano, e poi il monumento ai Marinai d'Italia, che è l'oggetto di questo convegno, ma non solo. Sovaini verrà chiamato da Gigi Caccia Lumignoni per la realizzazione di una grande struttura dedicata alla discesa dello Spirito Santo per completare la facciata della Chiesa del Santo Spirito di Bergamo, proprio la chiesa in cui era stato prete Papa Giovanni. L'edilizia religiosa ha occupato una certa importanza nel lavoro dei due artisti. Sovaini lavorerà infatti per la chiesa di San Biagio a Monza, dove realizzerà una croce absidale per l'altare del Santo Spirito e mosaici pavimentali, fonte battesimale, nonché le vetrate, e anche una piccola chiesa a Poschiavo, Svizzera, appena oltre il confine, dove farà mosaici pavimentali, il tabernacolo e delle vetrate. Si chiama Santa Maria dei Pioppi. Ho scelto solo alcune opere delle molte possibili, cercando di organizzare gli accostamenti e proponendo immagini di dipinti e di sculture di Sovaini insieme con architetture di Caccia, in cui si vede il rimbalzo e la consonanza, si tocca con mano la consonanza del loro sentire a livello estetico. Un'ultima parola riguarda il rinvenimento di disegni progettuali per il giardino dell'area delle Sverziere, che sono il primo momento di riflessione di Sovaini nel disegno del verde. Più avanti parteciperà al concorso per la realizzazione del grande parco alla Villette di Parigi, dedicherà opere al paesaggio insediato dall'edilizia urbana e sarà protagonista di azioni nel verde che rimodelleranno il paesaggio. Vi saluto. Ok, grazie. No, che è finito un po' male, però l'importanza del saluto di chi è riuscito a conoscere un grande artista e poi raccontarci in pochi minuti un saluto che comunque argomenti già sviscerati da professor Tedeschi sia nelle immagini che nella discussione. Ora invece lascio la parola al professor Sacerdoti del Politecnico di Milano, proprio per partire da quello che è stato detto fino adesso sulla, diciamo, l'analisi di strutture già esistenti, di ciò che ha portato alla costruzione di quello che noi vediamo adesso, ma nell'ottica e nell'occhio di quello che sarà, poi saranno anche legati a progetti di Sibis da parte dei successivi relatori,
Ma attenzione, a me piace, voglio ricordare un attimo questa frase di una persona che è stato sindaco di una piccola comunità però per 42 anni e è riuscito a tenere un gioiello, ma questo è il mio pensiero, assolutamente. L'importanza, il progresso di una comunità sta nel mantenimento delle proprie caratteristiche, dei propri valori e non nello scimmiottamento di modelli che non ci appartengono. E io da cittadino devo dire che ogni tanto girando per Milano mi accorgo del vorrei ma non posso, vorrei sembrare questo, vorrei sembrare quell'altro, mentre Milano ha la sua storia fondamentale, importante e che fa da faro veramente tutto il mondo come è portato l'Italia. Quindi secondo me da questo non dobbiamo discostarci e dobbiamo mantenerci attenti nel rinnovamento. Quindi grazie per i suoi sacerdoti e lascio lei la parola. Grazie, spero che si senta. Sto in piedi che sto più comodo. Ecco, ci spostiamo un pochino come zona da Porta Vittoria a Porta Romana. E il tema è quello della ristrutturazione degli spazi urbani di Milano con alcuni esempi che si concentrano in questa zona specifica che forse qualcuno di voi conosce, che è appunto la zona di Piazza Trento, subito a sud di Porta Romana. Possiamo procedere con le immagini, un inquadramento generale appunto per farvi capire la zona. Qui avete Porta Romana, in questo punto, questo è l'asse di Corso Lodi, della Emilia, e questo spazio qua in basso d'immagine è appunto Piazza Trento, che chiamare piazza insomma è un po' ardito, direi, perché è uno spazio di fatto attraversato dal traffico. Sotto c'è la grande viabilità urbana, via Isonzo, quindi è una strada di grande scorrimento, dove la piazza è poco più che uno slargo, anche abbastanza degradato. Ecco, quello che mi interessa mostrare in questa immagine è che c'era in realtà un progetto urbanistico che appartiene, credo, al piano di Cesare Beruto, primo piano regolatore di Milano nel 1800, in cui si vede chiaramente come questa piazza doveva diventare una sorta di fulcro di quel nuovo quartiere sorto appunto tra i bastioni spagnoli a nord e la ferrovia a sud, che fa intendere il progetto di una nuova stazione ferroviaria che non fu mai realizzata e che avrebbe dovuto sorgere proprio qui, in questo punto, circa dove attualmente sorge la centrale elettrica, e questo spiega l'importanza appunto che viene affidata a questa zona con la confluenza addirittura di tre strade, come vedete, con un impianto a tridente di antica memoria, come si può vedere in altre città, per esempio a Roma. Possiamo andare avanti. Foto aerea recente, non recentissima, alcuni edifici, questo edificio è stato demolito poco tempo fa, annesso alla centrale elettrica, e in questa immagine comunque si legge, mi sembra abbastanza chiaramente, l'impianto urbanistico della zona con la via Crema al centro, vedete già un allargamento appunto che prelude a quella che avrebbe dovuto essere la piazza monumentale della stazione di Porta Romana e poi le due strade diagonali. Già in questa immagine si coglie, direi, una certa frammentarietà dell'edilizia che poi è sorta in questa zona. Naturalmente questo è anche un fatto, una conseguenza, diciamo, della rinuncia alla realizzazione della stazione, che avrebbe dovuto essere appunto l'edificio pubblico e rappresentativo, e soppiantato da un edificio di carattere utilitario, seppure addirittura molto interessante, come la centrale elettrica che vediamo nelle prossime immagini. La vista zenitale che non aggiunge molto, salvo la presenza di queste
aiuole, vedete le grandi aiuole sia nella piazza sia di Bocco di Via Crema, che sono la memoria di qualcosa che c'era prima e che andremo a vedere appunto nelle prossime immagini. Una foto d'epoca della centrale elettrica in piazza Trento, che aveva delle altissime ciminiere molto rappresentative di quella zona della città, che era una delle zone dello sviluppo industriale ottocentesco, tra fine 800 e inizio 900. Pensate a tutto il dispregio industriale che c'era subito a sud dello Scalo, dove adesso c'è per esempio la sede della Fondazione Prada, e quindi questa centrale elettrica aveva un ruolo fondamentale da quel punto di vista. Possiamo andare avanti, una fotografia, una bella fotografia d'epoca dell'interno della stazione, che ricorda altre realizzazioni analoghe di quegli anni. Pensiamo alla famosa centrale Taccani a Trezzo sul Lato, Antellada di Gaetano Moretti, ma anche alle centrali che saranno costruite di lì a poco sul progetto di Piero Portaluppi. Ecco, possiamo andare avanti. Ecco, e questo il discorso che facevo prima sulle ruote: non c'erano evidentemente le ruote, c'erano delle grandi vasche dei getti che erano funzionali al funzionamento della centrale che vedete lì a destra. Ecco, questa è una presenza molto interessante che combinava, diciamo, un aspetto squisitamente funzionale e pratico, appunto legato all'industria, con anche, a mio avviso, un aspetto anche di qualificazione dello spazio urbano, con questa presenza importante dell'acqua, proprio nel momento in cui tra l'altro a Milano si progettava la copertura dei Navigli, avvenuta qualche anno dopo. Possiamo andare avanti, un'altra fotografia storica. Questa tra l'altro è significativa perché mostra in fondo a sinistra questo edificio di colore chiaro, spero che si riesca a vedere, che è la casa in cui abitava Umberto Boccioni e che era il luogo Boccioni ha dipinto tutte quelle famose vedute di Porta Romana che possiamo vedere tuttora in molti musei, per esempio qui a Milano, alle Gallerie d'Italia, una sorta di punto di vista privilegiato, come vedete in questa immagine, questa è una sorta di controcanto della fotografia precedente. Gli anni sono più o meno gli stessi, la centrale rimane sulla sinistra. Andiamo avanti. Un quadro della fase successiva, già futurista, diciamo, sempre di Boccioni, con la madre affacciata al balcone della casa, quindi ovviamente si fa più fatica a riconoscere il contesto urbano, ma ancora una volta sulla sinistra si intravede la ciminiera della centrale elettrica. Questo è l'inizio di via Crema, quindi la centrale termica rimane alle spalle, in fondo c'è Porta Romana, e vedete come questa presenza industriale qualificava allo stesso tempo lo spazio pubblico della città, insieme ai lampioni, ai parapetti, ad altri elementi tipici di quell'epoca, non solo di Milano, ma insomma di molte città europee. Qui l'acqua, come vedete, da riposo, non ci sono i getti, e una sorta di grande darsena che insomma penso che non servano parole, insomma, per descrivere la bellezza di questo luogo, quale era l'epoca. Oggi c'è una sorta di aiuola, di giardinetto, poco, molto meno significativo. Procediamo, stato attuale, insomma. Povera cosa, insomma, rispetto a come era ai primi del Novecento, e le vasche forse in parte esistono ancora, ma sono ricoperte da questi manufatti in muratura che coprono completamente. Qua si inizia a vedere un po' l'edilizia circostante, in parte l'edilizia di qualità dei primi del Novecento, in parte invece degli interventi, insomma, abbastanza
discutibili su cui adesso ci soffermeremo. Prossima immagine, un'altra lista di, insomma, dello stato attuale di Piazza Trento, per orientarci la strada che vedete a destra è Viale Isonzo, dietro gli alberi si intravede appena la struttura della centrale elettrica, con ampliamento degli anni 60 recentemente demolito, e a sinistra invece una cozzaglia di edifici di varie epoche, di qualità più delle volte discutibile, nonostante qualche episodio invece interessante. Al centro, scusate, può tornare un attimo indietro, al centro è l'area che era occupata da De Vasche, che vedevate in precedenza. Andiamo avanti. Ecco, questo è il lato, diciamo, verso la centrale elettrica, qui si vede il fabbricato storico e invece la destra la parte in corso di demolizione per far posto al nuovo grattacielo di A2A, che è il progetto di cui vedremo l'immagine alla fine. Si vede anche, tra l'altro, la torre, se guardate a destra, della Fondazione Prada, che è stato un po' l'elemento che ha lanciato, diciamo, la riqualificazione del quartiere una decina di anni fa. Possiamo procedere. Ecco, qualche episodio invece di qualità un po' più elevata, che è stata rispetto a un contesto di generale mediocrità. Questo è un edificio residenziale costruito probabilmente all'inizio degli anni 20, in uno stile neo-rinascimentale lombardo, edificio dal carattere quasi suburbano, stupisce un po' trovarlo in questa zona, che allora ovviamente era molto periferica. Un edificio invece con una volumetria più consistente, alla fine di via Crema, questo dato interessante perché mostra quella compresenza tipica a Milano in quel periodo tra residenze e attività produttive. Vedete come ci sia una sorta di facciata nobile che si affaccia su via Crema, in uno stile potremmo definire Art Deco, e poi subito dietro, nella via laterale della via Trebbia, invece un edificio produttivo legato all'edificio principale. Le due funzioni, come vedete, sono complementari e sono risolte anche in modo convincente, diciamo, dal punto di vista architettonico. Tra l'altro questi edifici produttivi adesso sono stati ridestinati ad altre attività, ma continuano a funzionare altrettanto bene. Avanti. Ecco, adesso veniamo un po' dei casi specifici, gli edifici che si trovano nella zona, Monino, Besozzi, Marzoli, di cui rimangono, diciamo, delle lacerte, delle tracce, delle parti, ahimè in gran parte sfigurate da un recente intervento, non recentissimo, credo sia degli anni 90, di cui non so la progettista. A sinistra avete un'immagine di com'era l'edificio ancora all'inizio degli anni 80, se non ricordo male, una fotografia di Gabriele Basilico di grande qualità, e a destra quello che si vede oggi. Tra l'altro ho scoperto che questo intervento di sottrazzo dell'edificio originario del Molino, che fu costruito all'inizio del Novecento, era un intervento realizzato appena dopo la seconda guerra mondiale, siamo credo alla fine degli anni 40, sul progetto di Piero Portaluppi, un architetto che oggi è molto considerato, soprattutto dopo che c'è stata l'apertura al pubblico di Villa Venti in Campiglio, e che però fino a qualche decennio fa era un architetto sostanzialmente ignorato anche non solo dai cittadini, insomma, non avete da voi, ma anche la critica, diciamo, non aveva parole molto benevole verso questo architetto, che pure aveva un grande talento, come potete vedere questa soluzione d'angolo, di forte espressività legata a esperienze di architettura tedesca tra le due guerre, banalizzata purtroppo da questo intervento di ristrutturazione degli anni 90, che ha trasformato l'edificio in condominio. Vedete come ci vuole poco, pur mantenendo, diciamo, la struttura, a impoverire l'architettura dell'edificio con una banale vetrata a specchi. Tra l'altro all'interno è rimasta la scala originaria.
possiamo proseguire. L'attacco tra questo infelicissimo intervento diciamo contemporaneo e quello che resta invece del vecchio dell'edificio originario, del Molino, è interessante anche osservare come ci sia stata una diversa attenzione all'arte storica rispetto invece a trasformazione successiva che è andata da Porta Lupi. La parte storica si è ritenuto diciamo di doverla conservare più o meno nelle sue forme originarie, mentre la parte trasformata è stata del tutto alterata. Possiamo continuare con la vista dell'angolo. Non faccio commenti perché mi sembra veramente un'architettura di infima qualità. Pensare poi a cosa c'era prima viene veramente da piangere. Possiamo procedere, ecco quello che è diventato diciamo il fronte verso piazza Trento del Molino, trasformato in condominio in questo intonaco rosa, e quello che forse è ancora peggio e che già si intravede in questa immagine è l'autosilo in elevazione che è stato costruito all'angolo con via Crema. Credo che si veda meglio nell'immagine successiva. Lo vedete lì a sinistra, un volume sordo rivestito in lamiera metallica con dei grigliati necessari ovviamente per l'aerazione del box, veramente una scelta direi scellerata. Insomma, tento a capire come il comune di Milano abbia potuto autorizzare un progetto del genere, tra l'altro in un luogo urbano piuttosto importante, quello è proprio l'angolo di Crema, quindi la strada che porta verso il centro. In primo piano una aiuola che occupa diciamo il sedime di quelle vasche che vedevamo nelle foto storiche. Possiamo andare avanti. Un'altra vista che insomma, completa diciamo, la conoscenza di questo intervento. Tutta questa parte è diciamo, lo squallore accentuato da insegne, da dei pannelli diciamo, per insegne pubblicitarie vuoti. Vedete il contrasto davvero stridente tra questo edificio e le case dell'inizio Novecento che si trovano più avanti sulla sinistra. Possiamo procedere. Ecco, adesso veniamo invece agli interventi più recenti. Negli ultimi anni questa zona è diventata sede di varie residenze universitarie legate soprattutto all'Università Bocconi, che si trova lì vicino, ed è questo uno degli esempi. Siamo in quella fascia tra Viale Isonzo e il binario dello Scalo, una stretta fascia di terreno dove tra l'altro sorge anche qua in fondo la centrale elettrica. Ecco, questo è sicuramente un intervento di qualità assai maggiore del precedente. Si tratta di una nuova costruzione, non so dirvi cosa sorgesse lì precedentemente. Ecco, però se posso fare diciamo una critica è al fatto che questi interventi si inseriscono in generale senza una particolare attenzione al contesto. Questa è un'architettura diciamo con un linguaggio neorazionalista che riprende le forme dell'architettura europea degli anni 20 e 30, potrebbe sorgere anche dall'altra parte, non ha veramente un radicamento in quella zona. Il fatto che vengano così delle lettori ovviamente è legato alla ampiezza delle strade, al fatto che non ci siano edifici vicini e quindi il regolamento del comune permette le altezze maggiori del normale. Questo è tra l'altro una sorta di preludio, quelle che saranno le trasformazioni future proprio dello scalo di Porta Romana, che ancora, però di cui ancora non abbiamo il progetto definitivo. Possiamo andare avanti, altre fotografie. Questa è una foto diurna che mostra la sala d'ingresso, dove c'è un tentativo diciamo di protezione diciamo dal traffico Isonzo attraverso questo grande setto murario che appare sospeso sopra la vetrata. Questa è la zona d'ingresso, la zona dell'atrio della residenza. Andiamo avanti. Una fotografia invece presa dall'altro lato, credo.
lato dello scalo, forse dal ponte di Altamonti, si vede la creazione di uno spazio interno più protetto, una sorta di giardino a disposizione degli studenti. Paio di immagini interne, l'altro ingresso e uno spazio, la prossima, uno spazio a doppia altezza all'interno dell'edificio. Dove tra l'altro, analogamente a quanto avviene nella torre della Fondazione Prada, vedete come si approfitti di questa grande visuale permessa dallo scalo, da questi grandi spazi liberi che si trovano intorno all'edificio, che è una condizione piuttosto rara a Milano. Possiamo continuare, ora un altro progetto di cui ho meno materiale, ma che mi sembra interessante. Si tratta di una casa progettata dall'architetto Elio Frise qui a Palladio, edificio tra l'altro praticamente inedito, che non compare nelle monografie dedicate a questo importante architetto, che tra l'altro non lontano da qua ha realizzato il cosiddetto Palazzo Vittoria, che sta all'angolo di Piazza Cinque Giornate con Corso 22 Marzo, un edificio sicuramente che conoscete, molto imponente, con le facciate in marmo e la parte alta a gradoni e vestita in griglia tipo mattone. E questa è una casa invece di dimensioni assai più modeste, legate a un'attività produttiva che si svolgeva all'interno dell'isolato, quindi una sorta di formula casa bottega, un po' come abbiamo visto prima in quegli edifici di Agrigento, dove c'è questa facciata che è comunque di grande interesse, progettata negli anni subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, in un linguaggio ancora razionalista, che echeggia delle esperienze nordiche dell'espressionismo tedesco. Ecco, questa facciata, questo edificio ha rischiato la demolizione poco tempo fa, per fortuna c'è stato un interessamento da parte sia della Commissione del Paesaggio sia della Sovrintendenza, e da quel che so è stato recentemente apposto un vincolo che quindi impedirà la sua demolizione, perché era previsto di costruire un nuovo edificio per abitazioni analogo a quelli adiacenti, che avrebbe quindi cancellato totalmente la memoria di questa interessantissima architettura. Possiamo procedere, ecco, questo invece è l'altro lato, per fortuna non è, diciamo, prima e dopo, quindi l'edificio su via Palladio esiste ancora, invece su via Risorso è previsto questa facciata, devo dire abbastanza elegante come architettura, di cui non conosco un progettista, e che mi sembra abbastanza ben inserita, diciamo, nel contesto della strada. Possiamo continuare con un rendering, queste sono degli inganni, sembrano delle fotografie, ma in realtà sono delle simulazioni fatte al computer di come probabilmente sarà questo complesso, che comprende anche, come vedete, un fabbricato all'interno, quindi un lotto piuttosto ampio. Avendo demolito i capannoni della vecchia fabbrica, si libera un'ampia zona in cui è possibile realizzare un giardino, e questo edificio, che per chi ha esperienza dell'architettura moderna milanese facilmente riconoscerà le influenze di Caccialominioni, di Vico Magistretti e di Asmanguedec, giusto per citare tre studi di architettura importanti del secondo dopoguerra, che attualmente hanno anche un'influenza su certi edifici contemporanei. Possiamo continuare, ci abbiamo alla conclusione. Questo è un progetto, devo dire, tra i più interessanti attualmente in corso in quella zona. Questo grande edificio del Consorzio Agrario Provinciale di Milano è dismesso da qualche anno. Edificio molto interessante, anch'esso con delle forme un po' espressioniste, potremmo dire, con questi andamenti orizzontali. Questa è una fotografia, credo, di Gabriele Basilico, scattata intorno al 1980, sulla parte di una serie di ritratti di fabbriche, appunto, di Basilico, che documenta un momento molto particolare di passaggio dalla Milano industriale che fu a quella di oggi,
e possiamo continuare, vediamo una fotografia attuale dell'edificio, siamo all'angolo tra Viale Isonzo e Via Pamonti, la foto precedente era scattata dal ponte, in fondo a destra, e vedete la soluzione d'angolo più monumentale che segna l'ingresso dell'edificio, un'architettura potremmo dire ancora novecentista per certi versi, anche se realizzata nel secondo dopoguerra. Anche questo edificio sarà destinato a residenza universitaria, secondo un progetto dello Studio Park Associati. Possiamo andare avanti, vedere come diventerà. Prossima immagine. Ecco un rendering che mostra insomma, la stessa veduta. Notate un soprazzo nella parte superiore e la modifica delle finestre. Comunque un'architettura, devo dire, un progetto tutto sommato rispettoso dell'esistente, che introduce delle innovazioni anche per certi versi interessanti, una sorta, potremmo dire, di reinterpretazione dell'edificio storico. Ecco, adesso possiamo procedere, altre fotografie più o meno recenti, insomma, nella parte interna, anche questa ha un certo interesse architettonico. E questo progetto invece della trasformazione, ecco qua devo dire, sorge forse qualche dubbio rispetto all'intervento, perché di fatto queste nuove facciate, eppure molto raffinate ed eleganti, però vanno a cancellare di fatto quello che era il carattere, diciamo, tipico di questo edificio, un carattere decisamente industriale. Possiamo procedere, un'altra fotografia del cortile che si presenta oggi, quello in fondo è proprio la zona d'angolo tra le strade, quindi vedete anche questa dicotomia tipicamente milanese tra la facciata esterna pubblica e la facciata interna sul cortile, che ha un carattere, diciamo, più utilitario, anche se comunque molto curata nei ritmi, nelle forme delle aperture dei balconi. E vediamo la prossima immagine invece di come dovrebbe diventare. Architettura decisamente contemporanea, sicuramente di qualità, eppure qui rimane poca memoria, insomma, dell'edificio esistente. Avanti, passiamo agli interni, anche questi molto interessanti, notate queste strutture a fungo in cemento armato, che sicuramente avevano uno scopo pratico, no? Sono dei camini probabilmente per la discesa dei granati, di tutto il materiale che veniva stivato dentro questo edificio. Possiamo procedere e vediamo un'altra immagine, sempre di com'è, e come probabilmente diventerà, ecco, una riproposizione della forma un po' tagliata. Siamo giunti quasi alla fine, adesso una vista, un rendering da dietro, diciamo, dallo scalo. Scalo che vedete rimane una zona un po' così lasciata verde, ma senza un disegno preciso, perché siamo in realtà in attesa di un progetto di sistemazione. E l'ultimo progetto, da breve di tempo, che è questo, il CTV, per la torre a due anni, questa sicuramente l'avrete vista pubblicata, è uscita sui giornali, è uscita su internet. I siti, le pagine web, qua vediamo l'edificio che sorgeva fino a poco tempo fa in continuità con la centrale elettrica di Piazza Trento, un edificio abbastanza anonimo negli anni 60, e nella prossima immagine come dovrebbe diventare la stessa area con la costruzione di questa torre, una sorta di quasi una reinterpretazione della famosa torre di Babele di Brügge, che sembra dialogare a distanza con la torre della Fondazione Prada, che in confronto è molto bassa, vedete qua, una torre alta, non so se 200 metri, una delle torri di Milano, se verrà costruita una delle torri più alte della città di Milano. Ora, al di là della forma, che può piacere o